C'è una serie molto famosa che trovate anche nel titolo della live, che è appunto Midnight Dinner Tokyo Stories, ok? Tratta da un manga di Yabetaro, mi pare che si chiami, che si chiama La taverna di mezzanotte, in giapponese Shinya Shokudo. Shinya vuol dire notte, Shokudo vuol dire mensa, insomma, ok? E questo posto è dove è ambientata la serie. Eccoci qua. Adesso andiamo a fare il tour della serie, che vi invito, se non l'avete vista, vi invito a vedere. Allora, nelle serie che sono uscite solo in Giappone, che sono tre, ogni tanto viene ti fa capire che è Golden Guy e scrive e si vede proprio inquadrato Golden Guy. Nelle serie prodotte da Netflix non si vede mai inquadrato il fatto che ci sia il cartello con scritto Golden Guy, ma è chiaro che è Golden Guy. E il ristorante della serie non c'è, cioè non è che qui lo trovate, anche perché sarebbe è praticamente in una strada che non esiste, però la zona in cui è ambientato la mensa di mezzanotte è questa qua. Parlo un pochino qui sopra, che poi la caricherò anche su YouTube. Ci voglio cantare sopra la canzone, ma poi dopo YouTube me la riconosce. Questi sono tutti bar. Qui si beve e basta. Si mangia anche qualcosa, insomma, però sono sostanzialmente bar. E sono tutti bar piccolissimi, tra l'altro, c'entrano pochissime persone. Grazie a Joaquin One per il sub, grazie mille. Grazie Joaquin per la sub. Allora, guarda come faccio vedere dopo un'altra porta. Sarebbe meglio venirci di notte, però quando sono in live fa un po' schifo la notte, la qualità. Adesso perlomeno c'è meno, come dire, meno atmosfera, però almeno ve la vedete un pochino meglio di qualità. Qui c'è scritto Golden Guy. Tra l'altro questa qui è nuova, l'insegna. Senti, come sardine si può fumare. Vicoli fermi decenni fa, esattamente, sì. Sì, è questo, il feeling è questo. Ah, un'altra serie molto famosa che c'ha anche delle parti che sono ambientate qua è Il regista nudo. La storia del regista nudo è vera, è una storia vera. Si affettano verso casa se venisse la mia giornata, sì, grande. Questo leggiamo. Nel mattino la chiamano alla tavola di mezzanotte. Cigna 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 C
Campano perché questo qui è una delle cose più tipiche che c'è nella zona. Il nome dell'attore è Kaoru Kobayashi e tutti lo chiamano Master. Perché il cover charge è quello che li fa vivere alla fine. Parliamoci chiaro, ora ci vengono solamente i giapponesi, se no questo è uno dei posti più turistici dell'universo di Tokyo, eh. Grandi risate affascinanti, la Tokyo sensuale libertina. Andiamo di qua adesso. Qui c'è un combini, vabbè. Una bevuta costa intorno tra i 5 e 700 yen, tra i 4 e 6 euro, qualcuno anche di più, eh. Questa parte qua giù in fondo ha preso fuoco qualche anno fa, cioè ha preso fuoco, ma vabbè, gli hanno dato fuoco. Five gallons, 5 galloni. Allora, praticamente questa zona qua era al centro di una speculazione post, scusate, pre-costruzione delle Olimpiadi e dicono insomma che, io me lo ricordo qua, avevano distrutto tutto. Questa zona qua aveva preso completamente fuoco. Quindi qualcuno dice che insomma ufficialmente è stato un cortocircuito, praticamente boh. Un po' dubbio, questo è tutto nuovo. Questo, guarda, mi ricordo quando era completamente distrutto e l'avevano ricostruito. Il posto che aveva preso fuoco era, non mi ricordo, c'era uno di questi qua, ma proprio era tutto distrutto. Era, forse era proprio, ma non era questo era proprio. Questo non so come l'ha rimesso in piedi, però. Comunque, qui era tutto chiuso, è stato chiuso per diverso tempo, poi l'hanno ricostruito tutto. Tengo fortunata allora la prima che guardo e ne ho citato i suggeriti e ho aperto un sentimento. Grazie Dollmaker. Ah, un altro dei personaggi tipici di questa zona, a parte questo torno dopo qui tanto, che si vede anche nel regista nudo, si vede passare ogni tanto, è uno vestito tipo da uomo tigre. È questo qua, vediamo se c'è ancora il poster. Qui non c'è, ce l'ha la ragazza qua, semmai. No, chiuso. No. Non ce l'ha neanche lei adesso. Comunque, tipo Tiger Mask, però vestito tutto strano. No, questa sta chiuso, mi dispiace, questa ragazza era tanto carina. È praticamente tipo un Tiger Mask, però con tutto vestito di rosa. Niente, c'era anche lì, c'era attaccato nella bacheca lì della ragazza, ma non c'è più, niente.
Grande Sofia Loren, Mastroianni. L'ho beccato a Shinokubo la scorsa settimana, Tiger Mask. La zona è questa, alla fine Shinokubo è qua giù in fondo per chi non conoscesse la zona, quindi ci sta, insomma. No, devo tornare a casa, no, ragazzi, non mi fate bere anche il lunedì. Com'è la sera? Così è uguale. Adesso poi questi chiudono, poi la sera non stanno. Beh, qualcuno di questi sicuro non chiude. Però ecco, tanti adesso aprono prima perché alle 8 devono chiudere, anche se questi credono che facciano un po' che cazzo gli pare, comunque. È giusto così, no? Ma non posso entrare, è normale, dai. Io quando sono da solo sono sempre restivo a fare le cose, mi sembra che. Poi ci sono persone che vanno lì per bere, capito? Magari vedono me che sono in mano, magari non entrano, vedono me che sto riprendendo, allora non entrano perché sto riprendendo. Insomma, ragazzi, credetemi, è un paese molto particolare questo per quanto riguarda la privacy delle persone, anche quando vai in giro così. Io lo vedo, nessuno ti dice niente, ma lo vedo le persone che guardano e come lo guardano sta cosa. Cioè, non pensate che, cioè, quelli. Io, insomma, nel senso, non si può andare spregiudicati in Giappone a fare queste cose, è un po' così, insomma, io perlomeno questo è il mio sentore e com'è il Giappone effettivamente. Chi dice il contrario non lo conosce questo paese. Allora, siamo stati di là, prima c'erano le signorine, no? Signorine, signorini, tutto quanto. Poi siamo andati al posto dove si beve della taverna di mezzanotte e qui sali le scale, c'è un tempio. Ma che bello, tra l'altro, Hanasono. Un conto passi per la strada, vabbè, però proprio stare lì, capito? Magari, ripeto, c'è la gente che non entra perché vede me, capito? Vede me dentro, magari che riprendo, insomma. Non capisco che c'è qua, che c'è tutta sta gente. Ci deve essere qualcuno famoso. C'è uno spettacolo, non vedo che è, non capisco che cos'è, però parla praticamente ci sono sia posti seduti, sia posti riservati che posti non riservati.
è un evento di qualcosa, però non vedo un san, cioè leggere lo so leggere, ma non capisco che roba sia. Deve essere uno spettacolo, comunque c'è qualche spettacolo, sono sia i posti liberi che i posti prenotati. Questo qua diceva, cioè stava dicendo come sistemarsi a file e che c'erano sia posti riservati che posti liberi.